Amici di Telemolise, di Viaggio in Molise, oggi il nostro viaggio si ferma a Santa Croce di Magliano in occasione della festa del Santo Patrono, Sant'Antonio di Padova. Quest'anno un anno da ricordare, poiché parte della comunità santacrocese, la parrocchia e l'associazione dei Carrieri si sono recati direttamente nella Basilica di Padova per ricevere un frammento delle reliquie del Santo. Restate con noi. Regina, quest'anno sei la segretaria dell'Associazione dei Carrieri, un'associazione che è nata poco più di un anno fa. Per quale motivo e come vi siete organizzati? Sì, in realtà da circa un anno a questa parte mi ritrovo a ricoprire il ruolo di segretaria dell'Associazione dei Carrieri di Sant'Antonio, un'associazione nata appunto da poco tempo, ma era giusto in un certo senso riorganizzare questa festa al meglio, non perché chi ci ha preceduto lo ha fatto in malo modo, ma semplicemente perché la festa comunque espandendosi, crescendo nel numero dei carri, era giusto un attimino ridimensionare la gestione della festa, in un certo senso proprio autogestendoci. Quest'anno il numero dei carri è pari a 29, a riprova del fatto che la festa è sempre più sentita, non solo da chi ne ha sempre fatto parte, ma anche da nuovi gruppi di giovani, di famiglie che a poco si sono avvicinate a questo cerimoniale della festa del Santo Patrono. Tu in particolare con la tua famiglia sei devota da tanti anni a questa festa? Sì, in realtà questa è una festa molto radicata nella mia famiglia. In queste giornate sentiamo fortemente la mancanza di mio nonno, dal quale abbiamo ereditato tutto quello che ci ritroviamo a portare avanti. La tradizione del carro, come dico sempre, è qualcosa che bisogna avvertire e sentire visceralmente, altrimenti finisce per diventare una semplice tendenza. E questo poi è il monito che ci tramandano gli stessi anziani. Sant'Antonio di Padova, 12, 13, 14 giugno. Come vivi questi giorni? Cosa rappresentano per te? Beh, sono dei giorni che in realtà vanno poi sono un po' l'apice, no? dell'attesa, perché poi la bellezza sta proprio nell'attendere la festa. Questi poi sono quei giorni in cui magari non ti accorgi nemmeno, no? della loro essenza, perché passano rapidamente, siamo tutti molto, anche in un certo senso, in trepidazione, c'è quello stato delle volte anche confusionale, emozionale, però la festa è 365 giorni all'anno. Flaviano, lei è parte, un membro, insomma, della confraternita di Santa Croce di Magliano, Gesù Morto e Beata Vergine Immacolata. Sì, io faccio parte del direttivo, sono il cassiere e abbiamo creato questa confraternita proprio per rivalutare le feste, le nostre tradizioni, perché alla testimonianza di quella di oggi è una festa eccezionale dove le famiglie si ritrovano tutte quante insieme. Ma come vive la comunità santacrocese questa festa e come la vive lei da membro della confraternita? Beh, Sant'Antonio è il santo più sentito a Santa Croce, basta vedere proprio anche la presenza alle tredicine, se ne fanno due ogni sera e la chiesa è sempre piena e si riscoprono tanti valori, tipo il pane benedetto, le comunità si rimettono insieme ed è la cosa più bella che ci possa essere. Invece a lei che è il priore chiediamo quando è nata questa confraternita e qual è il motivo? Beh, diciamo, la confraternita è nata il 19 marzo del 2017. Abbiamo formato questa confraternita dove gestiamo un po' tutte le processioni con il nostro parroco per dar modo alla comunità di fare queste belle feste. Nella confraternita ci sono dei giovani? Sì, diciamo, alla formazione della confraternita c'erano già ragazzi di 18 anni, ci stanno ancora dei ragazzi sui 20 anni. Chi è che vuole unirsi a noi, basta che ce lo dice
fa una piccola domandina e noi accettiamo chiunque sia. Professor Arcano, lei è uno dei pochi, penso, che conosce ancora la storia e la canzone della Carregna, questo canto popolare cantato in occasione della festa di Sant'Antonio qui a Santa Croce di Magliano. Allora, la Carregna è il canto tipico che si esegue il 12 e il 13 giugno qui a Santa Croce di Magliano per Sant'Antonio di Padova. Quello che caratterizza la Carregna è proprio che si esegue all'interno dei carri. È quasi un rito privato in una festa pubblica, diciamo. Era un canto diciamo di prevalentemente fatto da gente che abitava in campagna, perché è legato appunto alle mucche, ai carri, perché il carro veniva proprio usato per il trasporto. È bello che io e anche qualcun altro ci siamo cimentati in questa tipologia di canto. Teresa, come vivi questo giorno con la tua famiglia? Allora, questo giorno io lo vivo insieme al carro. Noi festeggiamo 3 giorni per Sant'Antonio. Per noi è il patrono, quindi è una festa molto importante. Gennaro, una festa questa che, come possiamo vedere, si tramanda di generazione in generazione. Tu quanti anni hai e da quanto tempo fai il carro con, immagino, la tua famiglia? Sì, io ho 18 anni e faccio il carro con la mia famiglia da praticamente quando ho memoria. È una festa che va tramandata di generazione, come ha detto lei, e è anche una festa che si sta evolvendo col tempo. Anche il numero dei carri aumenta anno dopo anno, quest'anno siamo arrivati a 30, se non mi sbaglio. Mi ricordo quando ero piccolo io non superavano neanche i 20, quando era piccolo mio padre erano addirittura soltanto 3. Rosa, voi donne vi dedicate proprio alla preparazione del carro, quanto tempo prima e cosa fate in particolare? Verso il mese di aprile già iniziamo a pensare, fra poco arriva Sant'Antonio, e poi verso maggio così iniziamo con i preparativi. Che consistono in cosa? Decidiamo prima il colore e poi acquistiamo il tessuto e poi tutte le decorazioni, insomma, poi tutte quante, insomma, ognuna di noi mette qualche idea. Alessandra, 13 anni e già da un po' di tempo prepari il carro con la tua famiglia. Il carro è fatto da noi, ideato da noi, e lo facciamo da molti anni e sicuramente continueremo a farlo nel corso del tempo per continuare questa bellissima tradizione del nostro paese. È molto sentita tra noi questa festa, e soprattutto in famiglia, e anche mia nonna, che adesso non c'è più, ma lei la sentiva tantissimo questa festa, e quindi continuiamo anche per lei. Ieri, da quanto tempo fai il carro di Sant'Antonio e come vivi questa giornata insieme alla tua famiglia? Io lo faccio da qualche anno, 2 o 3 anni. A me piace molto questa giornata perché comunque ci stanno tante persone e quindi il paese, diciamo, che si ripopola. Poi a me piacciono anche molto gli animali e questa tradizione io la voglio portare avanti. Francesca, voi da 13 anni fate questo carro, quindi tu con la tua famiglia, come vivete questa festa? Questi sono giorni emozionanti, soprattutto i giorni che precedono la festa con la vestizione dei carri. Ad esempio, noi siamo partiti da metà maggio, abbiamo comprato le stoffe, si è scelto il modello, il tipo di, appunto, di decoro da fare sul carro, e solitamente in base alle caratteristiche che ogni famiglia ha decide il colore, il tipo di fiori da indossare. Poi ci sono le solite spighe
di grano che vengono messe nel latino insieme ai fiori e ai gigli. Ho notato anche la collanina con Sant'Antonio di Padova, quindi comunque c'è proprio una devozione forte. Sì, quest'anno infatti siamo stati a Padova con 4 pullman, tra cui uno a 2 piani. Tutta la popolazione quindi ha partecipato a questo pellegrinaggio. Siamo andati a prendere le reliquie del santo e proprio lì, insomma, abbiamo preso tutte queste collanine.